bando aperto a tutti gli operatori turistici, culturali, agli enti e agli imprenditori. Si tratta del programma Adriatic IPA con 6 milioni di euro per capitalizzare i risultati dei progetti. Si tratta di cooperazione transfrontaliera e coinvolge 7 regioni adriatiche. Beh, questo bando prevede fondamentalmente due regole del gioco. La prima è che non si inventi niente di nuovo, ma si inventi il nuovo costruendo su quello che c'è già e obbligando i beneficiari dei progetti, sono 751 i soggetti che hanno beneficiato di IPA fino adesso, a fare squadra e a condividere i risultati prodotti con i progetti già finanziati. Da questo si può muovere per inventarsi delle valorizzazioni successive. La seconda regola del gioco è che la dimensione transfrontaliera adriatica resta anche in questo caso premiante. L'Abruzzo ha un ruolo chiave per favorire questo dialogo costruttivo tra sponda dell'Adriatico orientale e tutte le regioni dell'Adriatico italiano, quindi almeno 4 paesi devono mettersi insieme per presentare un progetto. Si tratta di 6 milioni di euro, una prima tranche per dare comunque gambe e fiato alla strategia macro-regionale. Cosa si intende per turismo sostenibile? Nell'ottica della strategia della macro-regione adriatico-ionica vuol dire riuscire a coniugare in maniera intelligente mobilità sostenibile e cultura. Turismo sostenibile vuol dire anche valorizzare tutto quello che è connesso alle tipicità, vuol dire anche intercettare quelle nuove nicchie di turismo di lusso che cercano le esperienze autentiche. A chi ha rivolto il bando? A tutti i soggetti che potevano già beneficiare del programma IPA, quindi enti pubblici, operatori economici, soggetti non profit, università, soggetti del mondo della ricerca, associazioni di categoria, associazioni datoriali, quindi l'intera gamma dei soggetti può tranquillamente presentare progetti, proposte.